Nella città di San Cristobal de la Laguna, antica capitale delle Isole Canarie, si trova il Museo di Storia e Antropologia di Tenerife, aperto nel dicembre 1993. Quello che attualmente è un piccolo e suggestivo museo, in passato fu un palazzo familiare. Una leggenda, infatti, racconta che il palazzo era di proprietà di una famiglia di ricchi mercanti genovesi, di nome Lercaro. La famiglia Lercaro arrivò sull'isola di Tenerife alla fine del XVI secolo, dopo la sua conquista da parte della Spagna. I componenti di questa benestante famiglia di origini italiane erano Francisco Lercaro de León, sua moglie Catalina Justiniani e la giovane figlia Catalina. Ovviamente, come tutte le famiglie ricche del tempo, lo scopo dei Lercaro era quello di migliorare la propria posizione economica e sociale. E quale modo migliore se non quello di far sposare la fin troppo giovane figlia femmina con un uomo che potesse fornire una dote milionaria? Catalina si trovò quindi costretta a sposare sì un buon partito, ma molto più anziano di lei. L'uomo in questione, oltre ad essere il ricco capitano dell'isola, era anche un noto commerciante di schiavi. Un'unione estremamente vantaggiosa per la famiglia Lercaro, ma terribile per la povera Catalina, la quale non solo non provava nulla per quello sconosciuto, ma si sentiva anche disgustata da quell'uomo vecchio e senza cuore. E mentre il padre Francisco si occupava dei grandi preparativi per le nozze, Catalina si chiudeva nella sua stanza a piangere per la disperazione. Da quella stanza non volle uscire neanche dopo le insistenze dei genitori, i quali rinunciarono ad entrare nella camera, lasciando la povera giovane a disperarsi in solitudine. Finalmente, dopo svariate ore di pianto, la giovane si addormentò sul letto della propria stanza e quando si svegliò si rese conto che era notte fonda e che in casa stavano dormendo tutti. Fu in quel momento che prese una decisione drastica, ovvero scappare di casa. Uscì dalla propria stanza e percorse a piedi nudi il corridoio della casa. Vestita solo con la veste bianca addosso, scese le scale fino alla porta d'ingresso, ma arrivata a quel punto si rese conto che della chiave che apriva quella porta non vi era traccia. Catalina si sentì intrappolata nella sua stessa casa. Purtroppo non c'era alcuna via di fuga e a quel punto le rimaneva un'unica soluzione per scappare da una vita infelice. In preda alla disperazione più totale, raggiunse il patio e si gettò nel vecchio pozzo. Cadde con un tonfo silenzioso. La mattina seguente, la cuoca uscì nel patio per prendere dell'acqua. Gettò il secchio nella profondità del pozzo, ma si rese conto che qualcosa faceva da ostacolo. Provò a sporgersi per guardare meglio e fu a quel punto che notò qualcosa di bianco nell'oscurità. L'oggetto che faceva da ostacolo al secchio dell'acqua non era altro che il corpo senza vita di Catalina. Catalina Lercaro galleggiava faccia in su con gli occhi che guardavano il cielo. Quella stessa mattina la ragazza si sarebbe dovuta sposare con un uomo che odiava prima ancora di conoscere. Il padre Francisco cercò in tutti i modi di convincere il vescovo a dare il consenso per la sepoltura cristiana della figlia, ma non ci fu verso. In quanto morta suicida, a Catalina non fu data la possibilità di essere sepolta nel cimitero cristiano. Catalina fu quindi sepolta in uno dei cortili interni di casa Lercaro. Poche settimane dopo la sepoltura, i domestici e i genitori di Catalina cominciarono ad essere tormentati da strane presenze in giro per la casa. In piena notte si sentiva qualcuno correre per il corridoio o piangere nelle varie stanze della casa. Impauriti e stanchi di questa situazione inspiegabile e inquietante, decisero di cambiare casa, trasferendosi a nord dell'isola, nella valle di Orotava. Come detto all'inizio del video, nel 1993 casa Lercaro fu adibita a museo, un piccolo angolo di storia nato con lo scopo di salvare e conservare ciò che resta delle origini di Tenerife. Leggenda vuole
che ancora oggi, per le sale del museo di Casa Lercaro, si aggiri il fantasma tormentato di Catalina, costretta a vagare per quella casa in eterno, alla ricerca di una via di fuga. Ci sono infatti svariate testimonianze riguardanti la sua presenza all'interno del museo. Tra questa abbiamo la testimonianza di tre persone, tutti e tre ex dipendenti presso il museo, i quali raccontano svariati eventi paranormali di cui sono stati testimoni, come porte che si chiudono di colpo senza che ci siano finestre aperte o correnti d'aria, o oggetti che si sentono cadere al piano di sopra. La guardia della sicurezza racconta che durante il giro notturno all'interno di Casa Lercaro sentì la temperatura abbassarsi improvvisamente e più volte gli sembrò di vedere una figura scura accanto al crocifisso presente nella vetrina in cucina. La guardia racconta che ogni volta fare il giro di ronda in quella casa lo metteva in uno stato di agitazione non indifferente. Svariati sono anche i racconti di chi afferma di aver visto un uomo anziano aggirarsi per la cucina e fermarsi ad osservare il crocifisso appeso alla parete. Una testimonianza inquietante che darebbe conferma del fatto che ad infestare il museo non sia solo il fantasma di Catalina, ma anche quello di altre persone defunte. Ma chi è l'uomo anziano che si aggira per la cucina? E chi o quanti sono i fantasmi di Casa Lercaro? Probabilmente non si troverà mai una risposta certa a queste domande. Ma a riguardo sembra che girino delle voci, ovvero che durante degli scavi all'interno del patio, alcuni operai si siano imbattuti negli scheletri di tre persone non identificate. Riguardo a questa parte però, non sembrano esserci abbastanza prove. Fantasma o fantasmi che siano, Casa Lercaro affascina, non solo per le leggende su Catalina o per i suoi precedenti abitanti, ma anche per la cura e la storia di una meravigliosa terra come quella di Tenerife. Thank you.